Ciao a tutti e benvenuti in questa seconda parte del tutorial per realizzare il golfino, no, per bambina, questo top down. E mi pare che l'altra volta non vi ho fatto vedere la parte posteriore, avete visto solamente il davanti del maglione, ma voglio dire è necessariamente la stessa cosa, solo che è chiuso. Ecco, io questi cuoricini li ho fatti continuare su tutta la larghezza qui del maglione. Ecco, li ho praticamente ricamati, no, tutti intorno così. Le maniche posteriormente hanno questo aspetto, questo è il collo, ecco. E non c'è praticamente nessun'altra particolarità. Riprendiamo subito il nostro lavoro, altrimenti dopo ci dilunghiamo, ecco, in chiacchiere e non finiamo, rischiamo di non finire la situazione. Siamo tutti al 42esimo ferro, che era un ferro, no, lavorato al rovescio, che adesso dobbiamo lavorare al dritto, il ferro numero 43. Chi non fosse arrivato a questo punto deve guardare la prima parte del video che vi metto in questa scheda, poi la trovate anche in descrizione e nelle schermate finali. Nel 41esimo, ecco, ho realizzato l'asola, eccola qui dalla parte appunto delle asole, mi raccomando, e ho fatto poi il giro rovescio che era il 42esimo. Allora, alla fine di questo ferro io mi trovo 193 maglie così distribuite. Le prime 27 fin qui sono per il davanti di sinistra. Poi per la manica di sinistra ci sono 46 maglie a disposizione, per il dietro le maglie sono 47 e poi dall'altra parte sempre 46 maglie per la manica di destra e le ultime 27 maglie per il davanti di destra. Iniziamo facendo il ferro al dritto che è il 43esimo e in particolar modo le 27 maglie del davanti sinistro, quello dove non ci sono le asole. E 27. Ecco, con la 27esima maglia ho terminato il davanti di sinistra e mi ritrovo prima delle due maglie centrali del raglan. Adesso la prossima cosa da fare è quella di mettere in sospeso la prima manica, che è quella appunto di sinistra. Poi metteremo in sospeso anche quella di destra. Quindi necessariamente mettere in sospeso quelle 46 maglie. Potete utilizzare o un filo di un altro colore, preferibilmente ago e filo quindi, oppure quegli spilloni che esistono proprio per mettere in sospeso il lavoro. Mi raccomando che siano quelli chiudibili, perché altrimenti qua le maglie vanno da tutte le parti e queste non bisogna assolutamente perderle, perché bisognerà tenerle in sospeso per parecchio tempo. Ok, quindi adesso questo è il verso, vado a prendere queste maglie con il filo, appunto con l'ago e il filo, così come si presentano sul ferro. Sono 46, mi raccomando. Quarantaquattro, quarantacinque, quarantasei. Mi raccomando, se avete l'occasione di comprare quegli spilloni, prendeteli perché io li avevo, adesso non li ritrovo più e prima di ricomprarli volevo cercare, no, qui a casa almeno. Però, siccome non è facile, ecco, trovarli, mi raccomando, se li trovate, prendeteli. Come avrete notato, queste due maglie che erano la parte centrale, no, del raglan si trovano all'interno della manica, sia qui da questa parte che da quest'altra. Ecco. Va bene, andiamo a fare un nodo qui, così non le perderò. Questa sarà la nostra manica di sinistra che andremo a lavorare successivamente.
Adesso per impostare qua la parte sottobraccio, alcuni non la mettono, però come vedete qua no, è anatomicamente impossibile che una persona possa muovere il braccio no, senza mettere uno spazio sotto appunto il braccio, quindi su andiamo a mettere 6 maglie per la parte sottobraccio. E questo è uno degli errori, diciamo, fondamentali che si fanno quando si vanno ad impostare i maglioni top down. Queste ma maniche vengono sempre strette, cilindriche e molto, molto brutte. Ecco, parliamoci chiaro. Diciamo pane al pane e vino al vino. Ok, quindi noi le andiamo a mettere, per cui pane al pane e vino al vino. A parte gli scherzi, il motivo è perché io se ho queste maglie qua e le vado a mettere dentro la manica, le dovrò avere di conseguenza anche qua sotto, altrimenti non è che le posso andare a cucire tra di loro, dovrò andarle a cucire con una parte qui sottostante che in realtà manca e quindi la devo necessariamente andare a fare. La manica di per sé inizierebbe a destra qui, no? Dopo il raglan, e a sinistra andrebbe a finire qui, cioè prima del raglan. Quindi questa porzione che ci è servita a noi per fare proprio il taglio della manica, non è che la possiamo andare ad attaccare così perché no, non va proprio. Benissimo, il filo si trova qui, andiamo a costruire queste 6 maglie così come abbiamo fatto quando no, stavamo facendo l'asola. A questo punto ci possiamo disinteressare completamente della manica, passare sul dietro e realizzare le 47 maglie sempre al dritto. Sono le maglie adesso da prendere per la manica di destra, no? Quindi le due centrali del raglan sempre dentro la manica, così come queste qui iniziali, così come ecco queste finali. In tutto sempre 46, sempre con lo stesso metodo di prima, o lo spillone o il filo con l'ago. Annodiamo il filo e poi andiamo a mettere anche qui le 6 maglie ex novo. Portiamo a termine il giro con le 27 maglie del davanti, sempre al dritto. Nel 43° giro, quindi abbiamo unito il davanti con il dietro, lasciando fuori le maniche. Ok, lo vediamo meglio da questa parte perché qui si arrocciola. Ecco, anche da quest'altra parte il davanti è unito con il dietro e la manica resta fuori. Mi ritrovo al 44° ferro, che è un ferro al rovescio, con 113 maglie, di cui le prime 5 e le ultime 5 sono da lavorare a legaccio, mentre le altre 103, perché 113 meno 10, appunto 103, sono da lavorare al rovescio. Nei ferri successivi, in particolar modo, ne dovremo fare 50 perché noi ci troviamo qui e dobbiamo arrivare qui in fondo e sono circa 50 ferri. Adesso se mettete 48 o 51 è la stessa cosa perché deciderete poi anche voi la lunghezza del maglioncino. Io ho messo 50 ferri prima del bordino a legaccio. Quindi dicevo, nei 50 ferri successivi alternerete dritto e rovescio in questa parte a maglia rasata, mentre le prime 5 maglie e le ultime le lavorerete sempre a maglia legaccio. Ecco qui ho realizzato questi 50 ferri e vi assicuro che non è stata proprio una passeggiatina, perché in realtà è abbastanza lavoro portare lavorare queste 113 maglie, no, per 50 ferri. E adesso dobbiamo andare qua a finire, no, con un bordino a legaccio dello spessore che sta
praticamente a livello del collettino. Quindi qui sono quattro crestine, no? Una, due, tre, quattro, poi c'è la chiusura finale. Quindi di nuovo, come qui, tutto al dritto, questa volta però 113 maglie, mentre qua no, erano 65. Sono all'ottavo ferro di maglia legaccio, ecco le crestine sono 1, 2, 3 e 4, però la quarta è piuttosto attaccata al ferro, per cui io ancora realizzo un altro ferro sempre al dritto, quindi sempre a maglia legaccio e poi andrò a chiudere, perché l'aspetto di questo bordino deve essere, come vi dicevo prima, praticamente uguale o più simile possibile all'effetto, no, del collettino, ecco, quindi con tutte le quattro crestine in evidenza e questa parte così. Ok, quindi 9 ferri a maglia legaccio e poi chiudiamo insieme. Ok, andiamo quindi a chiudere insieme e chiudiamo al rovescio. Quindi qui abbiamo il filo, vado a prendere due maglie insieme così. E poi questa volta lo metto, lo vado a gettare sopra come facciamo normalmente, perché la prima maglia soprattutto mi viene meglio in questa maniera. Ok. Adesso la maglia che ho sul ferro di destra la passo di nuovo su quello di sinistra, ok, e vado ad unire insieme le due maglie successive. E via facendo sempre in questo modo. Nei punti successivi posso tranquillamente continuare a lavorare con la tecnica continentale, no? Erano solo le prime maglie perché sono quelle un pochino più delicate. Ok, ho sfilato i ferri circolari, appunto, l'aspetto è questo qui. Come vedete, il maglioncino è tutto circondato da questa parte a maglia legaccio, sul collettino, sul davanti del lavoro e poi qua tutto intorno. Adesso passiamo alla lavorazione delle maniche. Ne faremo una perché l'altra, è chiaro, si fa nella stessa maniera. Iniziamo con la manica sinistra, questo è il raglane anteriore, ok, ho strappato il filo qua e comincio a mettere le maglie sul ferro in questa maniera. Ecco le 46 maglie, quindi le ho montate tutte sui ferri circolari. Adesso tolgo questo filo, no? Che non mi serve più e continuo la lavorazione. Questo è il verso giusto, no? Per mettere queste maglie, quindi il ferro qua sulla mano sinistra e quest'altro tutto il tubicino e quest'altro sulla mano destra. Adesso dobbiamo andare ad isolare e a chiudere quindi le tre maglie iniziali e faremo in un modo e le tre maglie finali e anche qui faremo in un altro modo perché sono quelle che andremo a cucire qui sotto 3 e 3 quindi 6 con quelle 6 no di cui vi parlavo precedentemente che abbiamo costruito ex novo e con le quali dobbiamo andare ad adattare il raglan. Ho il filo verde del gomitolo, no? Prendo come stavo facendo finora due maglie così e vado a lavorarle al rovescio tutte e due insieme. Questa maglia la vado a rimettere sul ferro di sinistra e la lavoro insieme alla maglia successiva, sempre al rovescio. Finora ne ho tolte due perché questa è la terza e sta sul ferro qua di destra, la vado a mettere su quello di sinistra e tolgo anche la terza maglia. Quindi
queste tre sono le maglie, no, che ho tolto. Adesso continuo a lavorare il ferro, questo qui tutto al rovescio, comprese le ultime tre, quindi interamente tutto il ferro al rovescio. Ok, finisco il ferro e poi vado a voltare il lavoro. Il secondo ferro è al dritto e anche qui devo andare a chiudere tre maglie, che però chiuderò al rovescio perché di solito le maglie si chiudono sempre al rovescio. Poi proseguirò lavorando tutto il resto del ferro al dritto e mi risulteranno 40 maglie, perché appunto 3 le ho tolte durante il primo ferro e queste 3 durante l'esecuzione del secondo ferro. Il resto del ferro lo lavoreremo al dritto e saranno in tutto 40 maglie. I ferri dal terzo al nono, tutti e due compresi, li dobbiamo lavorare a maglia rasata, quindi alternando un ferro al dritto e un ferro al rovescio. Ecco, il terzo ferro è al rovescio e finiremo con il nono che è sempre un ferro al rovescio. Ritroviamoci alla fine del nono ferro. Il decimo ferro è al dritto e devo andare a diminuire due maglie, una all'inizio e una alla fine, in modo che da 40 poi io ne abbia 38. Ok, andiamo subito a diminuire queste maglie. All'inizio prendo queste due maglie insieme e le vado a lavorare al dritto. Proseguo poi nella lavorazione, sempre al dritto è chiaro, e mi fermo a due maglie dalla fine. Lavoro insieme al dritto qui anche le ultime due maglie. Ok, e in tutto, quindi nel decimo ferro, io avrò ottenuto 38 maglie. Adesso queste 38 maglie io le devo lavorare a maglia rasata, quindi alternando sempre giri al dritto con giri al rovescio fino al ferro numero 17. Quindi dall'undicesimo al diciassettesimo lavoro appunto a maglia rasata, sempre 38 maglie. Ci ritroviamo quando dobbiamo fare il diciottesimo ferro. Anche nel diciottesimo ferro, che è al dritto, devo fare due diminuzioni, una all'inizio e una alla fine, quindi la stessa cosa che ho fatto nel decimo ferro. E mi rimarranno quindi 36 maglie che dovrò poi portare avanti a maglia rasata fino al ferro numero 25. Facciamo anche la diminuzione qua alla fine, per cui lavoriamo, no, queste due maglie insieme. Ok, abbiamo terminato il diciottesimo giro con 36 maglie. Adesso vi scrivo qua quello che bisogna fare fino al giro numero 32, perché tanto si tratta di fare sempre la stessa cosa, ovvero questo che abbiamo fatto finora. Dal giro 19 fino al 25esimo facciamo maglia rasata, quindi alterniamo ferri al dritto con ferri al rovescio. Nel 26esimo giro, che è un ferro al dritto, noi facciamo altre due diminuzioni, una all'inizio e una alla fine, prendendo sempre due maglie insieme come abbiamo fatto finora. E quindi le maglie da 36 diventeranno 34. Queste 34 maglie le lavoreremo dal ferro 27 fino al numero 31, sempre lavorando a maglia rasata, quindi alternando ferri al dritto con ferri al rovescio. Ci ritroviamo al 32 ferro, dove invece dobbiamo cambiare. Ora devo fare il 32° ferro
e andare a togliere 4 maglie, quindi da 34 maglie ne otterrò 30. Queste quattro diminuzioni le possiamo andare a distribuire a piacere, però visto che io ho fatto già il calcolo, no, potete anche seguire me, altrimenti distribuitele, ecco, per il ferro, no, un po' in maniera omogenea. Quindi io all'inizio faccio 6 maglie al dritto. Vado poi a mettere una diminuzione, quindi prendo 2 maglie insieme, 5 maglie al dritto, 1'altra diminuzione, prendo le 2 maglie insieme e le vado a lavorare, poi faccio 4 maglie al dritto. Dall'altra parte farò la stessa cosa, quindi una diminuzione, 5 maglie al dritto, una diminuzione e finirò con 6 maglie. Quindi adesso dopo le 4 maglie al dritto metto la terza diminuzione. Continuo con 5 maglie al dritto. L'ultima diminuzione. Termino poi il ferro con le ultime 6 maglie al dritto. Abbiamo terminato la manica, adesso dobbiamo, cioè terminato la parte a maglia rasata della manica, adesso dobbiamo fare anche qui il bordino finale, uguale a quello del fondo del maglioncino e a quello del collo, quindi li abbiamo già realizzati, per cui mettete queste quattro, no, crestine di maglia legaccio. Ho terminato quindi la manica con 40 ferri in tutto. Qua ci sono le quattro crestine, no? Più questa parte e la chiusura. Quando fate questa cosa qui, più che stare a contare, che sia importante e fondamentale, va bene, però ecco, guardate a occhio che la cosa vi torni. Perché, per esempio, io qui per fare questo bordino ho impiegato 8 ferri, no? Mentre sul fondo ne ho impiegati 9. Questo perché dipende se uno il giro prima del legaccio finisce con il dritto o con il rovescio. Pensateci bene, se ad esempio finite con il rovescio, voi nel giro successivo dovete fare comunque il dritto perché il legaccio sono tutte maglie al dritto e quindi in realtà aggiungete in qualche maniera un giro di maglia rasata e quindi per mettere in evidenza la crestina ce ne vorrà uno in più di ferro. Mettetevi un attimo lì a ragionare e capirete subito questa cosa. Ma fondamentale è l'aspetto, quindi voi contate 1, 2, 3, 4, dite va bene, ho 4 crestine ben in evidenza, qua c'è lo spazio, vado a chiudere e ho ottenuto lo stesso bordino del fondo, no, qui e del collo qua. È il momento di andare a cucire la manica, quindi vedete ho stirato tutto il maglioncino e mi chiedete sempre se dovete stirare o no, beh io non credo di dovervi rispondere perché avete visto prima com'era e adesso com'è, traete le vostre conclusioni. Certo, se utilizzate materiali acrilici o materiali comunque che hanno già di per sé delle difficoltà ad essere stirati, questo a me non è che riguardi molto, in quanto pura lana, cotone, lino, sete, cose varie, tutto si stira e non succede nulla. E va bene, poi dipende da come uno vuole anche uscire di casa, questo qua non è un problema mio. E quindi adesso metterò il lavoro sul rovescio e le cose che dobbiamo guardare sono che queste crestine coincidano tra di loro, è chiaro, sono quattro e devono combaciare dall'una e dall'altra parte. Anche le diminuzioni che abbiamo fatto cerchiamo di farle combaciare tra di loro, cucirò a sopramano e poi qui sotto va bene, ve lo spiegherò quando saremo arrivati qua. Thank you.
Una volta arrivati qui a livello dell'apertura, mettiamo l'ago a metà di queste sei maglie, no, che vi ricordate stavano qui sotto. E con questo filo che ho sul lago andiamo a cucire di qua. Per chiudere quest'altra parte vado a voltare il lavoro e a cucire nella stessa maniera. Questo tutorial termina qui e adesso c'è da ricamare qualcosa, no, in questa parte inferiore, se volete, è chiaro, come ho fatto nel maglione che avete visto, no, in foto e anche all'inizio di questo tutorial. I cuoricini io li andrò un cuoricino lo andrò a ricamare in un video separatamente perché il punto maglia già l'ho fatto sul canale, però sulla pallina natalizia. Quindi durante l'anno è chiaro, non tutti vanno ad aprire un video di Natale per imparare il punto maglia. Siccome già me l'avete chiesto, metterò questo cuoricino in un video a parte, indipendentemente dal maglione, anche perché poi in seguito faremo anche altri disegnini, per cui chi vuole mettere qua sotto un altro motivo, un'altra cosa, è liberissimo di farlo. Potete anche andare a mettere due taschine, no, qua ad esempio, e insomma fare tutte le varianti che più vi piacciono. Variazioni al tema le faremo successivamente, quindi chiuderemo il top down perché alcune di voi mi hanno anche detto che questi non sono top down. Allora, top down, ve lo ripeto qui all'ultimo, e significa lavorare dal collo fino alla base del maglione, non significa i maglioni chiusi. Quello non c'entra proprio nulla con questa definizione. Quindi io posso lavorare un maglione da qui in giù, aprirlo qui, aprirlo di lato, aprirlo sopra, sotto, dovunque, e sarà sempre top down. Posso fare viceversa un maglione partendo da sotto e da sopra e aprirlo davanti, di lato, di qua e di là, e anche quello è un altro tipo di lavorazione. Quindi mi raccomando, non continuate, ecco, in questi errori che purtroppo poi vi fanno in qualche maniera anche allontanare da quelle che sono le nozioni di base. Prendetevi, non so, qualche rivista, magari leggetevi delle cose, dei libri. Io non posso, chiaro, consigliarvi nulla perché, vi ripeto, i miei video non sono sponsorizzati e quindi non sono appoggiati da nessuno, né da brand che per quanto riguarda i filati, eccetera, né anche da case editrici, autori, eccetera. Qualora ci mettessimo d'accordo con qualcuno che magari ha scritto un libro, qualcosa, eccetera, e vi potrò dire qualcosa, io sarò ben contenta di poterlo fare. Per ora mettetemi un mi piace a queste cose che ho realizzato io con la mia fantasia. Iscrivetevi al canale, chi non l'ha ancora fatto, per avere le notifiche e per quindi rimanere aggiornati su tutte le cose che succedono in questo canale, appunto. E che dirvi di più? Commentate per chiedermi delle cose. Se volete chiedermi come state chiedendo, come si fa ad aumentare le dimensioni dei maglioncini e tutto, vi rispondo anche qui, ma vi risponderò nella stessa maniera anche nei commenti, tanto per me non è un problema ripetere la stessa cosa. Bisogna fare il campione. Il campione che cos'è? Visto che anche questa fa parte di un'altra domanda, si tratta di fare 10 cm per 10 cm, in questo caso di maglia rasata. Nei casi dove ci sono delle lavorazioni, fare questo campione sempre 10x10 con quel punto lì, è chiaro. Vedere in quei 10 cm quante maglie ci sono. E poi, per sapere quante maglie uno deve mettere sul proprio maglione, ad esempio, uno deve fare un maglione così grande, no? Io vedo nei miei 10 cm quante maglie ci sono andate, quanto, è chiaro, mi svilupperà in altezza.
e quindi moltiplico queste maglie fino a raggiungere la lunghezza desiderata da me e quindi necessariamente scoprirò quante maglie poi devo andare a fare e mi potrò regolare di conseguenza anche per l'altezza. Questa cosa non posso dirvela io perché vi farei solamente sbagliare, cioè se voi mi chiedete per una bimba di 4 anni quante maglie devo montare sul ferro, io vi farei sbagliare perché la bimba la conoscete voi, le misure di quella bimba è chiaro saranno differenti rispetto a un'altra bimba di 4 anni, quindi prendetele le misure oppure prendete un altro indumento della bambina, fate il campione in questa maniera come vi ho detto e avrete un maglioncino perfetto.